Allora ragazzi, blocco di memoria 6 sia. Praticamente vi devo raccontare una sventura assurda. Avete visto che negli ultimi episodi abbiamo un po' barcollato, no? Abbiamo avuto problemi con la facecam, con l'audio, con cazzi e mazzi. E ho dovuto, a un certo punto, ricominciare il gioco da capo perché... arrivato tipo a metà indagini, ero in live, mi si è crashato il gioco, non c'è più stato verso di riaprire proprio il profilo, neanche la partita. Quindi nuovo profilo, nuovo tutto, ho rigiocato tutto quanto esattamente come abbiamo fatto. Meno male che eravamo sul finale e adesso ragazzi ci concentriamo soltanto sull'ultima parte di questo gioco, così poi passiamo agli episodi successivi giustamente. Quindi, ultima di Gerusalemme ragazzi, ultima. E non è un distretto poi così grande, dovremmo cavarcela. Diciamo che la difficoltà degli indagini, ragazzi, adesso sta diventando veramente tosta. E soprattutto le guardie ci cacciano a vista d'occhio praticamente. Cioè, nel senso, ci stanno dietro come delle iene, delle belve. Partiamo da qua, usiamo la scala, almeno non rompono i coglioni. Fermo. Non puoi procedere oltre. Invece procedo, non ti preoccupare. Primo punto d'observation. Dovrebbero essere 6 o 7. Ora sapete, state a vedere me, la sono tirata, sono 10. Con tutta la calma di questo mondo, vediamo quanti sono. Sono 7. Ci ho visto bene. Primo soccorso subito. Perché si comporta così? Boom. Avrò la tua testa. E addio la vita. Fermati. Non riuscirei a farla. Forza, chi è il prossimo? Lui? Via. Siete passato proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Che Dio abbia pietà di voi. Uno su 6 abitanti soccorsi. Beh, 6 soccorsi sono buoni, ragazzi, sono buoni. Mai stati così pochi. Ok, quella chiesa laggiù. Tanto noi nascondiamoci, almeno scongiuriamo ogni tipo di problema. Torna subito indietro. No, non ci torno indietro, ok? Sì, ste chiese qua, ragazzi, sono due coglioni assurdi, perché tipo devi spostarti per tutta la chiesa. Ste cupolone. Su. Poi vorrei tanto capire cosa vede lui da qua. Però ok. Amori. 2 su 7. E allora andiamo alla prima prova informatoria. Penso sia quella di consegnare la lettera, questa, se non vado errato. Piacere di vederti, fratello. Immagino tu sia qui per il funerale. O meglio, per Roberto. Ho tenuto occhi e orecchie aperti, ma non ho niente da riferire. Forse Tariq ha udito o visto qualcosa che può tornarti utile. È appostato non lontano da qui. Va da lui. Fatti dire che cosa è venuto a sapere. Va bene. A 115 metri affrontabile, dai. L'unica cosa è non creare scompiglio, perché veramente poi potremmo avere seri problemi. Non dovresti stare qui. Basta. Aggrappati. Non si aggrappa. Cosa fa
fatto di male? Ditemelo, vi prego. L'ho trovato, l'ho visto. Ottimo tempismo, Altair. Va bene, andiamo qua, va. Ho trovato qualcosa che ti farà comodo. Comodo? Per le guardie di Roberto. Questa mappa che ho disegnato mostra dove egli intende schierarle. Fanne buon uso. Grazie. Mappa delle guardie di Roberto. Credo sia una cosa abbastanza importante. Si trova qua sopra. Potrei salire da qua, volendo. Sì, sì, si può fare. E sali su. Salirò. Tre su sette. Abbiamo un soccorso e il borseggio. Beh, dai, no, ce la provo in formato 2, c'è da uccidere, odio. La mamma. Per favore. Che me vuoi nei mezzi schiorti? Avrò la tua testa. Boom. Non ci parli? No. Ho premuto il tastino per parlarci, ma non ha voluto parlarci. Era lui. Ok. Borseggio. Spero di sì. Però meglio non correre rischi. Tornerò a casa. Non credo neanche che ne uscirò molto presto. Mi avete reso una cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. Che bello assassino, è un brutto segno. Avrò la tua testa. Ecco. Va bene, chi c'è da affrontare? Cazzo, ma quanti sono? Oh. Fanculo. E dai con sti pugni. Non perdonano ste guardie qua, eh. Non te ne sei ancora accorto, sappi che hai già perso partenza. Dolci, finché vuoi. Eri gözüm kapalı bile yeter. Buono. Chi è prossimo? Geber kafir. Oh, uno che l'ha ucciso finalmente. E ovviamente non me l'ha mica fatto vedere. Oh, basta, vi prego. Fanculo. E non lo posso fare il borseggio così, se... Sto coglione, marinaio ubriaco. Oh, finalmente. Dato e verificate che le guardie siano disposte di conseguenza. Saremo abbastanza al sicuro durante la processione. È il funerale che mi inquieta. Facile per i nostri nemici nascondersi fra la folla. Se siete così preoccupato, perché non schierate i vostri uomini e controllate il luogo da soli? La nostra presenza qui ha causato abbastanza caos. Immagino come reagirebbe la gente. Ha causato abbastanza caos sulla loro terra consacrata. Forse allora non dovreste presenziare affatto. Egli era nostro amico e nostro fratello, e noi onoreremo la sua dipartita da questo mondo. Mi insultate suggerendo altrimenti. Disporrò i miei uomini. Nemmeno io voglio problemi. Allora smettetela di provarci e fate ciò che vi è stato chiesto. Perché i marinai non mi toccano durante la cazzina? Ma bastardo!
Vaffanculo! Ma muori! Ma no, però cioè così non si può. Così non si può, aspetta, cioè lo devo derubare subito allora. Che senso c'ha? Riproviamo. Che due coglioni però, ragazzi. Cioè, sei dovuto uscire dall'alto. Anche no. Maledica chi ha fatto questo. Dove sei? Godo, via. Scappa. Dall'altra parte, forza. Ok. Va bene. Ma c'avevo già la mappa. Ah, il funerale di Majidaddin! Ok, il funerale di Majidaddin, adesso torna tutto! Che tra l'altro abbiamo ucciso noi, ops! Prova informatore, questa sarà quella che ci farà bestemmiare di più. Preparatevi perché non l'ho mai fatta, ma quando c'è quella della lama vuol dire che c'è da uccidere quella serie di persone... Fermatelo. Che... appunto... Nasconditi, bravo! Cioè, uccidere quella serie di persone senza farsi vedere. Mi arrendo, se n'è andato. Salute. Vieni qua, informatore. Hai visto tutti quegli ignobili templari in città? Già. Ho l'incarico di ucciderne il più possibile prima del funerale della tua ultima vittima, Majidaddin. Sono sicuro che per te sarebbe una questione di attimi. Ho appreso diverse cose interessanti mentre cercavo quei templari. Potrei condividerle con te al tuo ritorno. 5 bersagli. 6 bersagli. Cosa? Che sta facendo proprio? Vabbè, tipo la fallirò 840.000 volte. Non capisco cosa stia... Non ho fatto niente! Lasciatemi andare! Vi prego, qualcuno me ne andate! Ah, che spicciolo, per favore! Uno è lui. Tanta fame, sono pochi soldi di... Ok, uno. Sono 5. Due sicuramente in alto, vi spiego anche perché. Perché c'erano di solito 2 prove, informatore, con le uccisioni. Una era da terra, una era per aria. Mi sa che questa è mista, perché è l'ultima. Oppure magari anche no, eh. Oh, avete rotto il cazzo! Rotto il... Due. Aspettare che vada di là. 3. Abbiamo tracciato confini sul terreno, spargendo il sangue di coloro. Famo così, va. Non si sa mai. Abbiamo 3 minuti e 14 per ucciderne 2. Quattro su 5 e scappa. Scappa qui. Bravo. Dammi il quinto. Dimmi che è di qua. Buono. Ok, adesso non bisogna farsi beccare per nessuna ragione al mondo. Vi prego, raga, se ci riesco la prima sono un fenomeno. E mi sa di sì.
Adesso so perché... Yes! Alla prima! Non ci voglio credere! La tua presenza è dopo tutte le bestemmie che abbiamo tirato! Che so degli uomini di Roberto. Essi sono ben preparati alla battaglia. Affrontarli insieme sarebbe azzardato. Meglio farsi inseguire un po' prima di tornare a colpire. Ma non volevo mancare di rispetto suggerendo come comportarsi in duello. Chiedo venia, maestro. Non affrontare gli uomini di Roberto tutti insieme? Beh, ok. Buon suggerimento. Buon suggerimento. Non è ironico, è vero. Va bene, allora. 3 indagini su 6 se ne sono andate, quindi siamo a metà. È bello che adesso, ora io devo vedere come si comporteranno le altre indagini. Però rispetto alle ultime, tipo soprattutto quelle di Acri, in pochissimo tempo siamo arrivati a metà. Ma che cosa vuoi? Avevo contrattaccato però, Siete passato. Perfetto. Proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Ed è questo successo. Soccorsi 3 su 6, siamo a metà. Metà indagini, metà soccorsi. È tipo top. Siamo anche a metà punti di osservazione ormai. Possiamo dirlo. Anche perché poi credo che l'assassinio sia qualcosa di piuttosto stronzino. Synchronization. Quattro su 7, quindi siamo più di metà. Oh, l'interrogatorio, il mio preferito, insieme allo spionaggio, che sono quelli praticamente più scialla. Quindi volendo, ragazzi, manca l'interrogatorio, lo spionaggio, non so se c'è perché l'ultima volta non c'era. La prova informatore di bandierine o arcieri, poi ci siamo. Soldati cristiani come vostri fratelli. Date loro il benvenuto a braccia aperte. In questo modo. Su quel palchetto è dura però, Le colpe del passato e aprire la strada a un domani migliore. Solo qualche spicciolo, per favore. Dobbiamo essere forti. No, non dobbiamo essere coraggiosi. E dobbiamo avere l'animo di chiamare amici coloro che un tempo reputavamo nemici. I crociati giungono a Gerusalemme recando un'occasione, la fine delle ostilità, la fine della guerra, perché possiamo vivere insieme. Non dobbiamo respingerli. Ti prego. Vieni qua, brutta merda. Come si fa a pensare? Che bello che in questo caso le guardie non intervengono. Sì, però allontaniamoci, non si sa mai. Non sarà troppo difficile. No, l'ho mancato. Ok, bene. Tanto posizioniamoci qua. Late di pace, ma le vostre parole sono vuote. No, dico il vero. Perché ne dubitate? Siete un templare. Ebbene? Allora siete anche un bugiardo e un impostore, come il vostro maestro. Dov'è? Che cosa complotta? Egli cerca la pace, lo giuro. E le sue azioni ne sono la prova. Che potrebbe essere anche vero, eh? Generale di un musulmano. Vogliamo porre fine a tutto questo. Solo perché favorisce i vostri interessi. Ma è una cosa nobile quella che vogliamo. La terra unita sotto il nostro standard. Unita con la forza. Ci renderete tutti schiavi. È per il bene di tutti. No che non lo è. E finché i miei fratelli e io avremo respiro, non ci riuscirete. Fatto fuori.
Al Mualim ti sta usando, sì, ti sta usando, svegliati. Ma perché non... Va bene. Andrea, non fare domande, veramente, che a te è inutile. Bello. Di qui. Buttati che è morbido. Ma perché devo uscire subito? Comunque qua che c'è prova un forno. No, gli arcieri, lo sapevo. Cinque su sette. Gli altri due dove sono? Uno e due là sotto. Ok, allora andiamo al soccorso. Fatemi mettere sulla panchina almeno. Risolviamo il problema. Mi mancava infatti un punto. Adesso andiamo a fare quella zona sud lì e risolviamo il problema. Le bandierine non le prendo perché poi facciamo una live dove... Che rimarrà solo live. Dove le raccoglieremo tutte. Allora, no, però ce l'ho qua l'informatore. Che fai? Non ci vai? Certo che ci vai. Altair, amico, devi aiutarmi. Malik mi ha dato l'incarico di uccidere diversi arcieri appostati nella regione, di modo che i nostri fratelli possano muoversi più agevolmente. Di solito non sarebbe un problema, ma questo funerale ha scombussolato tutto. La guardia cittadina ha schierato gli uomini migliori e... insomma, non sono in grado di farli fuori. Avrei due favori da chiederti. Uccidere gli arcieri e non dire a Malik del mio fallimento. In cambio vedrò di scoprire qualcosa dei piani di Roberto. Ok, raga. Passato questo... È passato tutto. E il bello è che non ci sono limiti di tempo, quindi per fortuna almeno quello. Allora, prima qua. Qualche spicciolo. Chiedo solo qualche spicciolo. Fuori. Un altro è di qua, vero? Dammi riscontri positivi, ti prego. È lui. Cazzo. Devo vedere che movimenti fa. Ma sono in due. Dove va? Ciccio? Bene così. Sono quattro. Io andrei a fare fuori quello là. Per poi concentrarmi sull'ultimo. Occasione netta. Ghiottissima. 3 su 4. Rimane l'ultimo che non lo so. C'è una posizione che è troppo stronza per essere facile. Vattene da qui. Se me ne vado da qua, non ti preoccupare, sì. Vediamo se riesco a prenderlo lateralmente. Perché c'è quella torretta che se io mi ci butto sono finito. That's the problem. Qua c'era l'interrogatorio, tra l'altro. Sto tetto però mi manda veramente in tilt. Sono pochi soldi di scongiurto. Ora mai più. Preso. Oh, quattro arcieri. Cioè, non era così difficile, però... Era tosto. Era molto tosto, ragazzi. Mia famiglia è malata e morirà. Me ne frega un cazzo della tua famiglia. Però intanto gli arcieri ce li siamo tolti di lì. E non è poco. Perché non è poco, ragazzi. Non andiamo addosso.
Dovrei ucciderti per questo. Ma è certo. Mi dispiace, fare attenzione. Fammi arrivare da lui e poi puoi farmi quello che sarà ti pare. Eterno tuo debitore. Malik non me l'avrebbe mai perdonata. Ecco ciò che ho saputo. Per uno come me, un attacco diretto al cimitero sarebbe impossibile. Ci sono troppe guardie. Invece proverei a confondermi tra gli eruditi, che di sicuro saranno presenti. Non sarà l'approccio più diretto, ma è certamente il più sicuro. Questo lo sapevo anch'io, modestamente. Ma che sconsidera. Comunque la quantità di marinai ubriachi aumenta a dismisura ogni blocco di memoria. È incredibile. Ogni assassino che dobbiamo fare aumenta. Ops, preso in contotempo, vero? Grazie. Perfetto, andato. Il prossimo. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. No, ho fatto una cazzata assurda. Poi a 20 metri dal soccorso. È una cazzata delle cazzate. Però vabbè, erano solo due, meglio così. Credete di... Due in meno. Non è molto, ma è un lavoro onesto. Mai dare la raffica di colpi contro di loro. Cosa vuoi tu? Però lo devi contrastare, lo devi contrastare però, sì. Cioè, che palle. Anche qua. Oh, ma... Oh, colpiscono solo così. Oh, fuori. C'è qualcun altro. Vabbè, sto qua. È una mezza sega. Proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Si devo la libertà. Eruditi qua? No. Un debito che intendo ripagare. Adesso di sicuro non ho voglia di combattere un'altra volta. Non riuscirei a tracciare qui. Da questa parte, scappare. È qui. Fammi passare. Prendetelo. Inseguitelo, sparti. Non avanzare oltre. Dove è andato? Ecco. Elbrea. Andiamo verso il penultimo punto d'osservazione, credo. Godo. Ok. Una sudata, ragazzi. Una sudata pazzesca tutta sta cosa qua. Cioè, per voi è easy, però invece per me è per un cazzo. Per voi state a vedere una passeggiata. Comunque 6 su 7 qua non c'è nulla. Oh, che bello. Mi mando un solo punto. E un'indagine sola. Questo sto punto d'osservazione, ragazzi, tipo è lontanissimo. Sì, vabbè, adesso mi vogliono tutti, vabbè. E io vi inculo andando sui tetti, perché è l'unica cosa che mi rimane da fare. E quindi la togliamo. Levati di tu. Ma che spiaccio. Che sono... Non girare, non girare. Guarda, guarda, vai, sguainate le spade, sguainatele le spade. Intanto vi inculo lo stesso. Non avete capito che avete a che fare con Altair ibn Lahad, come cazzo si chiama? E che comunque lui ve la butta nel culo a comando proprio.
Però sei un tarampichi, sei un tarampi, però. Guarda quanti cazzo sono. Va bene. In alto, in alto, in alto, in alto, in alto, dai, 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 dai. Morite, cascate giù tutti quanti. Ma tu devi cascare giù. Godo. Guarda come cascano, guarda come cascano, guarda come cascano. Terecotte proprio. Proprio, sei proprio dei coglioni siete. Vanno a combattere sull'impalcatura loro che hanno la vita limitata. Grandi, grandi. Però anche di Altair, che cazzo. Arrampicati un pochino. Devo fare il giro largo per arrampicarmi, va bene. Vabbè, qua ci siete. Preparati a morire. Ultimo punto d'osservazione di Assassin's Creed, ragazzi. Di sempre, ultimo punto d'osservazione. Godo. Rimane lo spionaggio e un soccorso. Finiamo in tempi veramente brevi adesso. Siate maledetto. Lasciatemi stare. Siete maledetto, ma tua madre? Maledetta. Li hai veduti? No, ma ho sentito girare le voci. È vero? Cavalieri crociati a Gerusalemme. È così. E? Diversi dagli altri. Indossavano abiti raffinati e portavano doni preziosi. Dovremmo alleggerire il loro fardello. Si sono accampati vicino alla cittadella di Davide, accanto al cimitero. Per andare al funerale? Così parrebbe. Allora visitiamo il loro campo finché omaggiano la salma. Roberto assisterà al funerale, ma si è capito, cazzo, cioè... Era l'unica cosa certa che sapevamo fino adesso. E adesso l'è solo ribadita. Comunque, 30 metri. L'aveva detto l'informatore che era fuori all'ima Gidadin. Ah, abbiamo dei 60 templari, sti cazzi. Ucciso. Dai, che devo fare l'ultimo soccorso, su. Non farmi perdere tempo così. Dov'è quello che lancia le frecce? Bravo. Precisione proprio 100-100. Muori. Va bene. Salvataggio. L'ultimo, ultimo salvataggio di sempre, ragazzi. Boom, via. Conto la cosa? No, non ci va, peccato. Non ha sbriciolata per niente. Conto l'imparcatura, cazzo. Minchia, che ceffone che gli ha tirato.
dritto così. Grazie, ragazzi. Bene, mettiamoci, posizioniamoci sulla dimora. Vorrei che i miei figli avessero la metà del vostro coraggio. Farò in modo che sentano questa storia e imparino che cos'è un vero eroe. Tutti i soccorsi completati. Nulla attento a quello che fate, figliolo. Vi chiedo solo di fare la vita. Dovrebbe sparare. Sapevo che avrebbe travolto qualcuno correndo così. Ho bisogno di cibo. Tanto fame. Sono pochi soldi, vi scongiuro. Ah, male a qualcuno. Ok, andiamo da Rafik per l'ultima volta. Perché corre in quel modo? For the last time. Ah, ragazzi, che è un caldo, una stanchezza anche che mi assale assurdi. Però sono contento che sia quasi finito questo gioco. Cioè, nel senso, non contento perché mi rompevo i coglioni, perché alla fine l'ho apprezzato per quello che è. E brutto brutto non è assolutamente, anzi. Devo chiedere scusa a sto gioco, c'è ancora il finale, per carità. Però l'ho molto sottovalutato. Salute e pace, Altair. Altrettanto, fratello.